Siamo con Widad Baccalì, deputata PD. Oggi qui a Montecitorio un intervento appassionato nella discussione generale sul DL che cambia le regole per le organizzazioni non governative. Sì, questo è stato appunto l'inizio della discussione generale dopo tante ore di commissione, di audizione delle stesse organizzazioni non governative che da anni si stanno sostituendo a una missione europea che sarebbe poi una delle soluzioni al dramma che sta succedendo nel Mediterraneo centrale. Quindi abbiamo provato a fissare alcuni punti e anche a rendere evidente quanto questo decreto sia discriminatorio, quanto ci sia solo propaganda e nessuna soluzione, nessuna politica reale. Questo è il decreto dei porti lontani, è il decreto che avrà come risultato quello di far morire più persone. Le stesse ONG ci hanno detto che ostacolando e rallentando i salvataggi multipli si rischia, rispetto ai numeri, pensiamo ai 14.000 persone salvate lo scorso anno, il 75% di queste persone non sarebbe stato tratto in salvo. Quindi è un decreto che non raggiunge nessuno degli obiettivi che enuncia, non quello della pubblica sicurezza, non quello della tutela delle persone, ma solo appunto propaganda e parole vuote. Anche il Consiglio d'Europa si è espresso contro questo decreto? Sì, il Consiglio d'Europa si è espresso contro questo decreto. Credo che lo faranno anche le sedi dove questo decreto verrà impugnato, perché appunto non sono chiari i confini di queste sanzioni, perché appunto il decreto è scritto con parole sibilline, è scritto con parole che non chiariscono appunto cosa e come devono operare le ONG, che lo hanno sempre fatto in trasparenza, nei confini della legalità e non appunto come invece vuole la narrazione di questa destra, criminalizzandole e soprattutto disumanizzando poi le persone che vengono tratte in salvo. Insomma, i carichi residuali ce li ricordiamo.